Pagliorisi, primo al traguardo. Ecco, raccontaci un po' la gara come è andata e il circuito, se ti è piaciuto. Niente, la gara mi sono trovato bene subito all'inizio, mi sono messo a passo mio, ho preso qualche 20-30 secondi, poi il secondo giro ho cominciato ad accelerare, in salita, un ritmo costante, poi niente, mi sono messo e ho detto questa la devo vincere, il carattere. Bel percorso, bellissimo percorso, organizzazione perfetta quasi. Quindi non c'è stata storia? No, vabbè, ci stava, calcolo, mi sono messo subito a camminare a ritmi, la prima salita, poi in discesa, giusto all'inizio della discesa, ho avuto qualche difficoltà al single track, però è andato tutto bene. Dai. Lorenzo Vennilli, secondo al traguardo, lui è partito dall'inizio, non l'avete visto più. Sì, vabbè, le prime battute, insomma, abbiamo cercato di fare un buon inseguimento. Però vabbè, noi lo sappiamo, ormai lui è un grande sulle salite, quindi ce l'aveva, però comunque siamo divertiti, dai, è un bel percorso, infatti ci fa dare tutto noi stessi. Davide Caroselli, sì, ma non l'abbiamo fatta arrivare i secondi, no? No, abbiamo fatto la volata, io mi sono un attimo distratto nell'alzare le mani al cielo e niente, Lorenzo è stato più furbo di me, diciamo, prima della del traguardo insieme. Percorso molto molto veloce, erano 2 anni che mancavo da qui e oggi non potevo mancare perché era in memoria di Mario, quindi sono venuto qui appunto per lui, per Maurizio, il figlio e tutta la famiglia. E niente, è stata molto 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 tirata come gara fin dall'inizio e niente, sono contento così, va benissimo così. Complimenti all'organizzazione e un bacio a Mario.